anni Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Franco Zammuto, la sua è stata una voce fuori dal coro a proposito della vicenda ex Motellagip di Sciacca, che è stato assegnato con assegnazione provvisoria ad un privato nell'ambito della liquidazione della Terme di Sciacca S.p.A. Cioè, a suo parere è positivo l'intervento di un privato? Non solo è positivo, ma era l'unica alternativa. Quando ho scritto abbiamo la mente corta, ci sono fatti e passaggi che sono accaduti. Quando si chiese al comune di poterlo acquistare, ci fu l'ufficio di ragioneria che disse che il comune non era nelle condizioni di poterlo acquistare. Non solo, aveva un credito di 800.000 euro, adesso sicuramente dopo 3 anni molto di più, e quindi non capisco come possa rinunciare ad una tale somma considerate le condizioni della città. Per cui era una proposta assolutamente, diciamo, inaccettabile al tempo. Allora io stesso, diciamo, come Camera del Lavoro intervenni e dissi che non era il caso di coinvolgere il comune in quella vicenda. Per quanto riguarda la vendita al privato, quella che si è realizzata, abbiamo provato 3 volte, 4 volte a fare il bando, ogni volta siamo andati in ribasso e finalmente arriva un privato dove nessuno ci credeva. Io ho accolto la notizia come un fatto molto positivo, perché noi abbiamo bisogno dei privati che vengano ad investire a Sciacca, e non credo che questa sia una struttura utilizzata a chissà quale finalità che non sia quella del turismo. Quindi ben venga. Verificheremo successivamente, ma dico ben venga il privato che ha liberato intanto la liquidazione di almeno di un pezzo importante, rimane soltanto il San Calogero, e se questa liquidazione va a buon fine probabilmente proseguiremo anche su tutto il resto che ci possa anche dare le terme domani. A proposito dei termini, questo è comunque un aspetto diciamo non particolarmente rilevante, quasi marginale nell'ambito di tutto il patrimonio delle terme. La questione terme rimane aperta e siamo al momento attuale con la regione che ha deciso di intervenire per lavori di sistemazione e poi per la scelta di un privato, ma ancora per la gestione. Ma ancora i tempi sono molto lunghi. Diciamo che in questi anni, quando già il nostro comitato si era avviato nella speranza di poter ottenere qualche risultato, ci hanno preso letteralmente in giro. Il bando è stato una presa in giro, perché quel bando lì non era assolutamente proponibile. Addirittura allora al tempo noi dicemmo che quel bando non aveva nessuna possibilità di andare a buon fine. Adesso siamo in una situazione in cui non c'è nulla, perché l'ultimo convegno che hanno fatto rispetto alla questione delle terme non ha dato, diciamo, nessuna speranza. Hanno parlato di quella che potrebbe essere la prospettiva delle terme aperte, hanno detto quello che si potrebbe ottenere con le terme aperte, quindi tutte prospettive molto positive per le quali non hanno fatto nulla e non fanno nulla, se non, diciamo, un mandato al professore Faraci, che deve fare una valutazione economica per come andare a valutare la situazione. Ma l'INAIL non è interessata, sembra che ancora, diciamo, la questione INAIL, che era l'unica speranza che sembrava possibile tenuto conto che si erano messe a disposizione per finanziare le opere, non hanno avuto ancora nessuna risposta. Cioè l'impegno della regione, che l'unica cosa che ha detto qualcuno in una vostra intervistato da voi, è stata quella di dire che se le terme non saranno, diciamo, recuperate nel loro patrimonio, il patrimonio immobiliare, nessun privato verrà, perché le cifre sono talmente elevate che nessuno potrà trovare l'interesse domani a gestirle.